L'Università per Stranieri, dialogando con l'associazione Fulgineamente, vuole accogliere gli studenti che vengono da scuole del territorio e farle incontrare con gli studenti, far incontrare gli studenti con degli scrittori di rilievo italiani. Qual è l'idea che noi abbiamo? Prima di tutto è quella di mostrare che c'è una vivacità culturale, quindi il nostro Ateneo è un polo culturale attivo sul territorio, è un modo naturalmente indiretto ma efficace per orientare gli studenti, per mostrare loro la realtà del nostro Ateneo, ma è anche un modo per entrare nel vivo, nel merito delle questioni culturali. Faccio l'esempio dell'incontro che abbiamo avuto oggi con Giuseppe Catozzella. Molto di questo incontro ha riguardato il tema delle migrazioni, del rapporto con l'altro. Ora è evidente che una università come quella per stranieri, che pur avendo studenti italiani è però naturalmente multiculturale e interculturale, era il luogo ideale dove questo dialogo si doveva svolgere. E quindi siamo entrati, con la mia presenza in particolare, anche nel vivo del dibattito con lo scrittore. A un certo punto c'è stato un momento in cui si è discusso della possibilità per gli studenti italiani di costruirsi un futuro e insieme agli studenti e con lo scrittore abbiamo discusso di questo. Lo scrittore un po' più pessimista, dicendo, ha detto agli studenti: molti di voi dovranno andarsene. Io ho invece insistito sulla responsabilità individuale. Per cambiare una comunità bisogna prendersi la propria responsabilità, agire e in questo modo renderla un luogo migliore.